capito perché gli uomini non riescono ad amare il presente. O si affannano a rincorrere quello che hanno perso, o continuano a sognare l'impossibile. Che cosa ci fai qui? Sono venuto a sistemare un paio di cose dopo il funerale di papà. Le presento mio figlio, lo scrittore, ricorda? Ah, complimenti. Te lo ricordi questo mandarino? Non ha mai fatto né un fiore né un frutto. Mi sembra assomigli a te. Sapi che anch'io servo a qualcosa. Io sono uno di quei talenti che sbocciano tardi. Ci tieni così tanto a loro? Sono la mia famiglia, è ovvio. Prima che divorziassi non te ne avevo mai sentito parlare. Va a vedere chi sei! Cosa ci trova in lui? Si comportano già come una coppia. Dove sono i miei soldi? Noi avevamo un accordo. Ehi, ehi, ferma! Aspetto le visite mensili con ansia. Lo sai che ti darò i soldi. Forza, forza, forza! Avanti! Avevamo detto una puntata e basta. Io non so come fai a non vergognarti. Eppure non ti piaceva essere paragonato a papà. Tu sei esattamente come lui. Lo so che ci vuole molto fegato per accettarlo, ma non fai più parte della sua vita. Lo so che c'è un tifone in arrivo. E come ti è saltato in mente di farmi venire fino a qua? Chissà quando ci ricapita una riunione di famiglia. Se per te era così importante essere un buon padre, mi chiedo perché tu non ci abbia pensato prima. Andiamo. Che cosa volevi diventare da grande? Non ci sono ancora arrivato. Non importa se non ce l'ho ancora fatta. Quello che conta è vivere ogni giorno cercando di diventare chi voglio essere.